Cari amici di Orfor Shooters, armi rinvenute si possono detenere? Nella video lezione di oggi vedremo la possibilità di detenere armi rinvenute, vedremo le prescrizioni di legge e valuteremo insieme gli eventuali elementi ostativi. Uno scenario assolutamente plausibile. Materia e diritto delle armi di pubblica sicurezza. Ambito è quello del rinvenimento di armi. Le normative di nostro interesse oggi sono le circolari del Ministero dell'Interno del 21 luglio 93, quella dell'11 aprile 95 e quella del 19 luglio 2004. Tizio, dopo la dipartita del padre, accede alla casa di questo. Dopo l'accesso, decide di procedere con dei lavori di ristrutturazione. Ad un certo punto, nel bel mezzo del cantiere, rinviene una pistola presumibilmente appartenuta a suo padre. Tizio, che ben conosce la differenza tra porto e trasporto dell'arma e comunque sprovvisto, almeno per il momento, di un titolo di polizia idoneo al possesso e maneggio delle armi, chiama le forze dell'ordine per avvertire dell'insolito rinvenimento. Tizio, in questo caso, si comporta in maniera assolutamente intelligente e soprattutto in modo assolutamente sicuro. Infatti, ai sensi della prima circolare da noi menzionata nel breve elenco di qui sopra, è fatto espressamente obbligo per chiunque rinvenga una certa arma in un qualsiasi luogo di farne comunicazione tempestiva ai carabinieri o alla polizia. In particolare, è vietato prendere l'arma e portarla in commissariato. Infatti, dal momento in cui prendete l'arma e la portate con voi in commissariato presso i carabinieri, potreste essere accusati di porto abusivo d'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 699 del Codice Penale. Circolari del Ministero dell'Interno del 21 luglio 93 e dell'11 aprile 95. Tizio, dopo aver appreso che l'arma rinvenuta apparteneva a suo padre, si chiede se sia possibile detenere l'arma senza dover prendere per forza il porto d'armi, magari col solo nulla osta del questore. Per fugare ogni dubbio interpretativo in materia, è interessante analizzare cosa dice la circolare del Ministero dell'Interno del 21 luglio 93. In questo caso il Viminale, interrogato sul da farsi relativamente ad una situazione analoga a quella descritta, ha chiarito come sia del tutto possibile detenere l'arma da parte del soggetto che l'abbia rinvenuta solo dopo che nei confronti di questo e nei confronti dell'arma stessa siano stati effettuati controlli per accertare la provenienza dell'arma e che non sussistano sostanzialmente in capo al soggetto eventuali elementi ostativi al possesso. In particolare, e questo è riportato dalla medesima circolare, ove manchi ad esempio la certificazione relativa alla capacità tecnica di maneggio delle armi, l'amministrazione può prescrivere che l'arma venga detenuta senza il relativo munizionamento. Del medesimo tenore la circolare dell'11 aprile 1995, la quale conferma di fatto quanto stabilito da quella del 93. Circolare del Ministero dell'Interno del 19 luglio 2004. La circolare del Ministero dell'Interno del 19 luglio 2004 chiarisce in modo assolutamente puntuale in che modo si deve comportare il privato dal momento in cui questi rinvenga un'arma. Come già riportato, ove il cittadino non risulti titolare di un titolo abilitativo al trasporto di armi, nei suoi confronti scatta immediatamente l'obbligo di comunicare il rinvenimento alle forze dell'ordine, le quali stabiliranno come procedere. In questo caso, data la particolare natura dell'oggetto rinvenuto, stiamo comunque parlando di armi rinvenute, il questore sostituisce il sindaco in materia di oggetti rinvenuti. In particolare, questa circolare pone due differenze sostanziali. La prima situazione è quella del rinvenimento dell'arma all'interno della propria abitazione o nelle pertinenze di essa. In tal senso, la circolare dice che si applicano senza particolari problemi le norme sul possesso previste dal Codice Civile. Nel caso di armi rinvenute in luogo pubblico, ove entro l'anno nessuno si presenti a rivendicare le suddette armi, dopo l'affissione della comunicazione presso il Comune, il rinvenente può diventarne proprietario. L'arma inoltre può essere acquisita per successione mortis causa. In questo caso l'erede potrà decidere come meglio disporne, se versarla per la distruzione o detenerla con le prescritte autorizzazioni. L'arma inoltre, rinvenuta, deve essere detenibile, nel senso che questa, ovviamente, non dovrà essere vietata espressamente dalla legge, come ad esempio un'arma classificata come arma da guerra o sia ad esempio clandestina, o ancora ad esempio sia arma del delitto.